ritorno? Ma sono sicuramente molto contento comunque di abbracciare una squadra, una città che insomma che ho sempre amato, e anche quando ero a Brescia ho sempre pensato al Teramo, mi informavo sempre su quello che faceva, sulle novità. Sono sempre stato legato a questa maglia, specialmente negli ultimi anni, e sono contento di essere tornato qua. Che cosa ti ha mandato per il verso giusto a Brescia? Ma non c'è niente che non è andato nel verso giusto, nel senso che io sono arrivato che fisicamente ero un pochettino indietro agli altri, perché comunque lì fanno un lavoro più specifico, parlo prettamente fisicamente, e ci ho messo un po' più degli altri a mettermi al loro livello, ovviamente, come è normale che sia, e nel frattempo si erano già formate delle gerarchie. E loro non volevano mandarmi via, nel senso volevano che rimanevo là, come quando c'era Leali. Cragno ha lavorato un anno senza mai giocare, l'anno dopo ha giocato Cragno e Minelli, quello che c'è quest'anno, non ha mai giocato, per poi giocare quest'anno. Sulla carta quest'anno non avrei dovuto giocare, per poi giocare il prossimo anno. Sei pronto per scendere in campo a Pisa? Sì, penso che sì. Mi sono allenato con qui, non sono stato neanche un allenamento da quando sono stato lì, ho fatto qualche amichevole. L'unica partita che non ho giocato è stata proprio Italia, che ha giocato Minelli, ma per il resto ho fatto tutto come gli altri, se non di più, appunto perché magari non ho giocato. Quella di Teramo è stata l'unica offerta che hai ricevuto, oppure per venire qui ne hai rifiutate altre? No, quella di Teramo non è stata l'unica offerta, ce ne sono state diverse, anche da piazze importanti, sia del girone A che del girone C, però è l'unica che ho preso in considerazione. Perché io a Brescia comunque stavo bene, al di là adesso di non giocare o non giocare, come lavoro mi trovavo bene, come ambiente sono stato subito apprezzato da tutti quanti, anche il preparatore dei portieri, e sinceramente io ero propenso per rimanere lì. Dopodiché c'è stata la chiamata del Teramo, e in particolar modo colgo l'occasione per ringraziare sia il Brescia Calcio, nella figura anche di Andrea Iaconi, il direttore sportivo, che anche tra virgolette contro la sua volontà mi ha lasciato la possibilità di scegliere di tornare a Teramo, e ringrazio la società del Teramo Calcio, Marcello Re Giuseppe, e in primis il presidente Campitelli, che diciamo è intervenuto per portare a termine questa trattativa, perché fortemente mi ha voluto, l'ho sentito telefonicamente, e se sono tornato qua è perché lui ha un progetto ambizioso e io ho sposato questo progetto. Ti ripeto, non sarei mai sceso in C se non per venire a Teramo, perché conosco l'ambiente, perché so che il presidente vuole vincere e non vuole fare solo un anno di transizione, non solo le selezioni che ha fatto in questi mesi, ma io personalmente sono tornato per vincere, e anche perché il Teramo in Serie B non c'è mai stato, e mi piacerebbe realizzare questo sogno. Chiaro che dobbiamo partire con i piedi per terra, bisogna lavorare giorno per giorno, non sarà facile, però l'obiettivo che io voglio raggiungere è quello lì. Raggiungerai le 100 presenze, questo è un altro obiettivo che ti era rimasto in sospeso. Sì, questo sì, ce ne mancano tre almeno io. No, ci raggiungerò, dai. Sì. Sicuramente. Ai tifosi che cosa vuoi dire? Loro sono sempre stati molto legati a te, ti hanno sempre seguito anche in questa breve esperienza, prima parentesi di Brescia. Sì, no, li ringrazio tutti quanti, ringrazio tutti quelli che mi hanno contattato magari su Facebook, sui social, a cui non ho risposto perché fino a ieri non potevo, dato che non avevo ancora firmato. E ci tengo a ringraziare tutti quanti. L'unica cosa che mi sento di dire è che spero che i tifosi capiscano anche lo sforzo che ha fatto comunque Luciano Campitelli, perché vuole una piazza ambiziosa, vuole fare un progetto grande che prova a vincere. Spero che i tifosi ci diano una mano come hanno sempre fatto, e quelli che magari fino adesso non sono venuti o che venivano ogni tanto, spero che comunque cominci a essere una Serie C. Se iniziano ad andare bene le cose, si punta una Serie B, credo che ci sia bisogno anche dell'appoggio del pubblico. Che Teramo hai ritrovato? Sei arrivato da pochi minuti, però che impressioni hai? Sinceramente ho trovato un sacco di ragazzi nuovi, comunque più o meno li conoscevo tutti, sempre per sentito dire, perché ho guardato, non so, la partita col Pescara, qualche spezzone col Sudtirol, te lo dirò nei prossimi giorni. Spero comunque che siano tutti, oltre che buoni giocatori, dei ragazzi che hanno voglia di lottare, di sacrificarsi insieme a me, insieme a noi, insieme a tutti quanti, per provare a fare qualcosa di grande. La concorrenza è superiore rispetto a quella dell'anno scorso. Adesso ci sono Tonti e Natuzzi. Sì, la concorrenza
Non so se è superiore perché Abruzzo c'era l'anno scorso, Tonti non lo conosco, l'anno scorso però c'era Otranto che era un bravissimo portiere, oltre che un ottimo ragazzo. Ci tengo, se posso, a ringraziare anche lui, perché io ho vissuto per pochissimo quello che ha vissuto lui per un anno l'anno scorso, ovvero partire da terzo, e vi assicuro che non è facile. Lui invece l'anno scorso ha sempre fatto degli allenamenti fantastici tutti i giorni senza mai avere il muso lungo, e quindi ci tengo a ringraziare e salutare anche Gigi tanto per quello che ha fatto l'anno scorso per noi.